just been ready to take off, waiting my turn on the runway. Mi scusi, ero venuto qua. Mi scusi. Sta roba qua la vai a fare fuori strada? Poi... Cos'è sta roba qua? Tutto? Scusi? È la targa qua perché l'ho persa l'altro giorno in strada e mi era caduto sotto una macchina. Guardi, mi scusi. Patentino ce l'hai? Certo, certo, glielo mostro subito. Lo ritiriamo? No, no, mi scusi. Scusi che cosa? Ma non lo fa. Che sei fuori strada, ma. No, no, ma ha ragione, ha ragione. Guarda, io. Ecco a lei. Serve anche il libretto. Ecco a lei. Certo, certo, subito. Subito arriva. Allora, cerchiamo il cacciavite. Andi. Do subito. Guardi, mi scusi, ero venuto qua per... Perché facevi il fenomeno così? Non lo so, ma più che altro ero venuto qua per... Spegni la telecamera, per favore. Ah, certo, certo. Ma poi metti la fare giusto. Vabbè, accontentatevi. Che cosa è successo? Diciamo che ho rischiato che il mio culo diventasse tipo... Ecco, più o meno. Praticamente, mi stavo allenando all'impennare, giusto, nella zona industriale dove vado sempre. A un certo punto avevo un male al braccio incredibile, mi sono fermato, ho detto... Ma dai, proviamo a fare una grattata. Infatti, arrivo tranquillo, in terzo,
faccio gratto, torno giù e mi giro. Una bellissima volante della stradale. Sì. Quante madonne in quel momento, quante madonne. Vabbè, comunque, si avvicina la volante a me, provo a pararmi un po' il culo, no? Giusto perché ho grattato davanti alla polizia, quindi chiedendo scusa alla gente, pensando che funzionasse. No, no, sto cazzo. Ho capito di essere altamente, super mega gigantemente fottuto come una pana in tangenziale. Ecco, dopo aver tirato un po' di madonne, ma se ormai tanto è routine, beh, do patente, libretto, assicurazione agli agenti che stavano facendo giustamente il loro lavoro, a telecamere spente. Dopodiché il maresciallo mi dice: spegni la videocamera. E figurati se me lo chiedeva. È arrivato il momento più atteso, quello dove la gente mi mostra la sanzione per la mia infrazione. Arriva lì, mi apre il codice stradale e mi dice: qui sono 60 giorni di fermo amministrativo. La mia reazione, secondo voi, qual è stata? Quale potrà mai essere stata la mia reazione? Porca di... Oltretutto aggiunge che sarebbe stata una multa di 85 euro, molto simpatica, giusto? Per allargare ancora di più il mio... Non so come, e ripeto, non so come, mi dicono: muovi il culo e vai via di qua, perché se ti ribecchiamo ancora una volta, te la fermiamo 3 mesi. Mi metto il casco, prendo lo zaino e me ne vado. Ed è finita così. Io ora non so come cazzo sia riuscito a fare sto jolly. Cioè, veramente, raga. Cioè, alla fine è finita bene. Io ero già pronto a vedere il Fantic in deposito 3 mesi senza più toccarlo. Mi è andata di culo in una maniera assurda. Non so come cazzo ho fatto. Credo di aver avuto una botta di culo che è il culo di Nicki Minaj a confronto più piccolo. Quindi, niente. Mandata di culo, è stato bello. Domani come minimo succede una catastrofe. Sicuro! Sicuro, sicuro, sicuro. Can you hear the sound?